Nella lezione precedente abbiamo preso in esame il comportamento chimico e le caratteristiche che conferiscono alle molecole di idrocarburi alifatici e aromatici particolari gruppi funzionali, quali per esempio i gruppi OH che costituiscono, danno origine agli alcoli, i gruppi CHO che danno origine alle aldeidi, i gruppi CO che danno origine ai chetoni e i gruppi COOH che danno origine agli acidi carbossilici. Ci restano da prendere in considerazione ancora delle molecole che chiameremo esteri e che hanno questo gruppo COO tra due radicali alifatici o aromatici, indicati qui genericamente con R ed R'. Le ammine, che sono derivati dell'ammoniaca, e le ammidi, che hanno questo gruppo funzionale CONH2. Bene, cominciamo allora a prendere in considerazione gli esteri. Gli esteri sono caratterizzati dal gruppo funzionale, avevamo visto prima COO, e sono delle specie di sali, in quanto derivano da che cosa? Derivano dalla reazione tra acidi carbossilici e alcoli. Vediamo un esempio di preparazione di un estere. Allora, se consideriamo l'acido acetico o acido etanoico, l'abbiamo visto nella lezione scorsa, è una molecola caratterizzata da questa formula di struttura qua CH3COOH, viene chiamato acido etanoico in quanto deriva dall'etano. Se facciamo reagire dell'acido acetico con del metanolo, allora questo è un composto che ha caratteristiche acide, il metanolo sarà un composto con caratteristiche basiche perché ha questo gruppo OH, il metanolo ha questa formula di struttura CH3OH, allora mettiamo a reagire questi due composti e otteniamo che cosa? Allora l'eliminazione di una molecola d'acqua, che come è indicato qua, e la formazione dell'estere, che è questo composto CH3COOCH3, che viene chiamato acetato di metile. Allora, viene chiamato acetato di metile perché? Perché la nomenclatura che si utilizza per gli esteri è simile a quella che si utilizza per i sali inorganici, e cioè il nome deriva dall'acido da cui si ottiene il composto e a cui viene aggiunto il suffisso ato, e poi c'è diciamo l'altra parte che è il radicale che deriva dall'alcol. Allora, in questo caso qui noi partiamo dall'alcol metilico, quindi otterremo, e dall'acido acetico, quindi otterremo un acetato di metile. Allora, la reazione diretta viene chiamata appunto reazione di esterificazione. Siccome molte di queste reazioni sono degli equilibri, allora che cosa si può fare? Si può, partendo dagli esteri, facendoli reagire con dell'acqua, tornare indietro rispetto alla reazione che abbiamo visto adesso e quindi ottenere quella che viene chiamata reazione di idrolisi o di saponificazione, che quindi porta dall'estere di nuovo all'acido e all'alcol di partenza. Bene, qui c'è un esempio della rappresentazione tridimensionale di questo composto dell'acetato di metile. Di nuovo qui, come avevamo già visto nella lezione precedente, gli atomi di ossigeno sono riportati qui in rosso e questa è la catena di atomi di carbonio e questi sono gli idrogeni. Possiamo osservare qua di nuovo che questo carbonio e questo hanno ibridazione sp3, mentre invece questo carbonio centrale ha ibridazione sp2. Gli esteri hanno, a differenza di altri composti che avevamo citato nelle volte precedenti, degli odori gradevoli e difatti gli aromi dei fiori e di molti frutti sono proprio dovuti alla presenza di esteri. In particolare nelle arance, vediamo solamente questo caso, l'aroma è dato dall'acetato di ottile. L'acetato di ottile è un estere e quindi deriva, analogamente a quello che abbiamo visto precedentemente, dall'acido acetico e poi avrà qua una catena di 8 atomi di carbonio e quindi lo chiamiamo acetato di ottile. Questo per quello che riguarda gli aromi.
Possiamo ancora dire una cosa, c'è una categoria di esteri che contiene moltissimi composti che sono i grassi o i trigliceridi. Allora, questi sono esteri della glicerina con acidi grassi a catena lunga. Con acidi carbossidici a catena lunga intendiamo gli acidi che abbiano una catena di atomi di carbonio che è superiore a 12. In genere per acidi carbossidici a catena lunga si intendono degli acidi che hanno un numero di atomi di carbonio compreso tra 12 e 18. Allora, vediamo un esempio di sintesi di un grasso a partire dalla glicerina e dall'acido palmitico. La glicerina, se ricordate, ha questa formula CH2OH, CHOH, CH2OH. Allora, questo avevamo detto che si chiama come nome d'uso glicerina, ma il nome corretto sarebbe 1,2,3 propantriolo, in quanto deriva dal propano e ha tre gruppi OH che sostituiscono gli atomi di idrogeno. Se facciamo reagire questo composto con dell'acido palmitico, l'acido palmitico ha una catena di atomi di carbonio di 16 atomi. Allora, lo scriviamo in questa maniera per evidenziare il tipo di reazione che avviene. Allora, qui scriveremo CH2-14, unità ripetitiva, non la indichiamo in questa maniera qua, CH3. Allora, qui scriviamo un altro molecola di acido palmitico, CH2-14-CH3, e ancora un'altra. Allora, quello che succede è che si liberano tre molecole d'acqua. Allora, questo è l'acido palmitico. Allora, si liberano tre molecole d'acqua e le tre molecole d'acqua le possiamo evidenziare in questo modo qua. E allora che cosa rimane? Rimane il grasso, che poi è sostanzialmente un estere perché è una reazione esattamente simile a quella che abbiamo visto prima. Allora, che cosa rimane? Lo scriviamo qua, questa parte della molecola della glicerina ovviamente rimane così come si trovava prima, non ha reagito e si attacca questa parte a questa valenza dell'ossigeno che si è liberata. Quindi qui c'è un CO, CH2-14-CH3, ovviamente la catena di atomi di carbonio non è che cambia di numero, ecco, scriviamo ancora questa, vedete che sono delle molecole piuttosto ingombranti queste. Allora, questo qua è un estere, siccome deriva dall'acido palmitico e dalla glicerina, lo chiameremo palmitato di gliceride, perché la nomenclatura, come avevo detto prima, comporta che allora si prenda il nome dell'acido, si mette il suffisso ato, quindi sarà un palmitato, e poi dalla glicerina, il radicale, diciamo, della glicerina, privato di tutti e tre gli atomi di idrogeno, sarà il gliceride. Quindi questo qua lo chiamiamo palmitato di gliceride. Questo tipo di composto qua, poi che cosa può subire? La reazione che avevamo visto prima, la reazione di idrolisi, cioè questa reazione può in certo senso tornare indietro. Se noi facciamo reagire questo palmitato di gliceride con dell'idrossido di sodio o dell'idrossido di potassio, indichiamo qua per esempio l'idrossido di sodio, quindi tre molecole di idrossido di sodio, allora si ha una reazione di idrolisi. E che cosa succede? Allora, succede di nuovo che si riforma la glicerina,
si rompono questi legami qua, si riforma la glicerina e si libera un sale di sodio dell'acido palmitico, cioè si libera del palmitato di sodio. Scriviamo solamente una di queste molecole, se ne formeranno tre perché qui ce ne sono tre per ogni molecola di palmitato di gliceride, quindi se noi facciamo avvenire la reazione di idrolisi liberiamo di nuovo queste tre molecole di acido, però le libereremo appunto sotto forma di sale. Allora si formerà il sale di sodio, ve lo scrivo qua, ci sarà allora questa parte della molecola CH3, CH2 preso 14 volte, e poi la parte CO- e Na+. Allora, questo qua si chiamerà palmitato di sodio e se ricordate nella tabella che abbiamo visto prima era indicato che le reazioni di idrolisi sono anche reazioni di saponificazione. E questo perché? Perché attraverso questo tipo di reazione si ottengono questi composti che sono chiamati saponi. Adesso lo vedremo meglio. Qua dovrebbe essere indicato quello che vi stavo dicendo. Allora, i saponi si possono ottenere per reazione di idrolisi degli esteri, che è la reazione che abbiamo visto esattamente adesso, oppure si possono ottenere anche direttamente per reazione tra un acido grasso e un idrossido di un metallo. E quindi facendo avvenire direttamente questa reazione che abbiamo visto partendo dall'acido e non partendo dal grasso. La reazione è questa, esattamente è quella che vi ho fatto vedere adesso, solo che qua partiamo direttamente dall'acido palmitico, dall'idrossido di sodio e otteniamo il palmitato di sodio più acqua. Perché questo tipo di composti qua, questo tipo di sali di sodio viene chiamato sapone? Allora, perché ha un'azione detergente? E perché i saponi hanno un'azione detergente? Ma possiamo vedere qui un esempio, qui c'è una goccia di olio dispersa in acqua. Allora, se andiamo ad osservare l'azione di questo palmitato di sodio sulla goccia di acqua e sulla goccia di olio, quale sarà questa azione? Allora, questo è un sale, quindi se viene messo in acqua, no, si libererà degli ioni Na+ e questi ioni palmitato. Allora, se osservate, questo ione qua è caratterizzato da una parte idrofoba, cioè tutta questa parte della catena di 15 atomi di carbonio è una parte non polare di questo ione, perché il carbonio e l'idrogeno, ve l'ho già ripetuto molte volte, hanno un'elettronegatività bassa, quindi questa parte qui non è polare, però questa parte non polare è legata a questo gruppo CO-, che è invece molto polare. E quindi questo tipo di ione si dispone rispetto agli oli o rispetto ai grassi con l'estremità polare verso l'acqua, quindi queste sono tutte le parti, no? CO- sono disposte in questa maniera, e con la parte invece idrofoba o non polare verso l'olio. Allora il risultato è che riesce a solubilizzare i grassi e gli oli e quindi ad avere questa azione detergente. Passiamo ora ad esaminare un altro gruppo funzionale che è quello che porta alla formazione delle ammine. Allora, le ammine si possono considerare derivate dall'ammoniaca e possono essere primarie, secondarie o terziarie a seconda che uno, due o tre idrogeni dell'ammoniaca stessi vengano sostituiti da radicali metili, etili o tutti quanti i radicali che abbiamo preso finora in considerazione e ancora altri. Allora, vediamo solamente qualche esempio. L'ammina più semplice che possiamo scrivere è la metilammina, che viene considerata un'ammina primaria in quanto solamente un atomo di idrogeno è sostituito da un radicale metile. E poi, come vi dicevo, se ne possono sostituire due radicali metili, due idrogeni con dei radicali metili e abbiamo la dimetilammina. Possiamo ancora avere la trimetilammina, che ha tutti e tre gli idrogeni sostituiti con dei gruppi CH3. In questo caso
si può fare questa considerazione, i sostituenti dell'idrogeno non devono essere troppo ingombranti, perché sennò la molecola proprio diventa instabile dal punto di vista sterico. Queste sono tutte quante ammine alifatiche e possiamo ancora avere tutta una serie di ammine cosiddette aromatiche, dove un idrogeno viene sostituito da un radicale fenile, C6H5, di nuovo uno o più idrogeni possono venire sostituiti. Allora, questa ammina per esempio ha un nome d'uso che è anilina, viene utilizzata per esempio per produrre dei coloranti. Allora, che caratteristiche hanno tutte quante queste ammine? Ma siccome derivano dall'ammoniaca, che è una base debole, anche loro saranno delle basi deboli, quindi avranno questo comportamento, di nuovo indipendentemente dal tipo di sostituenti che sono presenti sull'azoto. Quali impieghi hanno queste ammine? Vabbè, innanzitutto possiamo, prima diciamo qualche cosa sulle caratteristiche organolettiche di questi composti. Le ammine a basso peso molecolare hanno un odore sgradevole, a differenza degli esteri che avevamo visto prima, e in particolare odore sgradevole di pesce putrefatto. Ecco, in particolare anche il nome di questa ammina non è molto promettente. Questo composto ha due sostituenti NH2, uno all'inizio e uno alla fine della catena, quattro atomi di carbonio al centro. Questa si chiama putrescina ed è presente nella carne putrefatta. E quindi potete immaginare le caratteristiche che ha questo composto. Ecco, a parte allora queste caratteristiche poco invitanti, le ammine sono prodotte industrialmente in quantità notevole, in quanto servono per allora la produzione di vernici, di coloranti e ancora di prodotti farmaceutici. Vediamo ancora l'ultimo gruppo funzionale che ci resta da esaminare, che è quello delle ammidi. Allora, le ammidi si possono pensare sia derivate dagli acidi che derivate dall'ammoniaca, e adesso vedremo perché, osservando il gruppo funzionale vedremo perché. Allora, le ammidi hanno come gruppo funzionale CONH2, e quindi, come dicevo, si possono pensare o derivate dagli acidi carbossilici, che se ricordate hanno il gruppo COOH, oppure derivate dalla ammoniaca per sostituzione di un idrogeno con questo gruppo qua. Questa è la ammide più semplice, che ha solamente un atomo di carbonio, e quindi il suo nome si fa derivare dall'acido. L'acido con un atomo di carbonio solo, se ricordate, si chiama acido formico o acido metanoico. Allora, questa si chiama formammide in quanto si fa derivare dall'acido formico. Se consideriamo la ammide con due atomi di carbonio, che è quella che è indicata qua sotto, abbiamo CH3CONH2, allora questa viene chiamata acetammide, in quanto si può immaginare derivata dall'acido acetico o acido etanoico, ma il nome che prende deriva dall'acido acetico. Quindi le ammine hanno queste caratteristiche e ne vedremo poi un'utilizzazione nelle reazioni di polimerizzazione. Va bene, con questo abbiamo esaminato tutti quanti i gruppi funzionali che erano riportati nella tabella che avete visto all'inizio della lezione. Prima di passare all'esame delle sostanze polimeriche che costituiscono macromolecole che costituiscono la base dei materiali plastici, volevo ancora fare questa osservazione. Allora, molte molecole possono contenere più di un gruppo funzionale. Abbiamo già visto nel caso per esempio della glicerina, no, che ci sono tre gruppi OH nella stessa molecola. Allora, ci possono essere delle molecole che contengono più gruppi funzionali, ma gruppi funzionali diversi. Allora, un esempio di questo tipo di molecole è la grossa categoria degli amminoacidi.
Gli amminoacidi, qui ne abbiamo un esempio, sono delle molecole che contengono allora, il gruppo carbossilico COOH e il gruppo amminico NH2, quello che deriva dall'ammoniaca. Allora, l'amminoacido, uno degli amminoacidi più semplici è questo che viene chiamato alanina, o volendo acido 2-amminopropanoico, anche qui il suo nome di uso è alanina, il suo nome più corretto sarebbe acido 2-amminopropanoico. Allora, vedete che questo composto, possiamo immaginarlo proprio derivato dal propano, e quindi l'acido propanoico, e sul carbonio 2 ha il sostituente NH2. Allora, questo è un esempio appunto di composto che contiene due gruppi funzionali. Un altro tipo di amminoacido, poi di amminoacidi ce ne sono molti di più, ma ne vediamo solamente due, è questo che è la cisteina. Questo contiene anche un atomo di zolfo. Non avevamo ancora visto dei composti organici che contenessero atomi di zolfo, comunque ci sono anche questi. Allora, questa viene chiamata cisteina, di nuovo è un amminoacido perché ha il gruppo COH e il gruppo funzionale NH2. Perché vi parlo di questi amminoacidi? Perché gli amminoacidi sono i costituenti fondamentali di polimeri che costituiscono la materia vivente, che sono le proteine, e perché legandosi in sequenze diverse, e quindi con amminoacidi diversi che si legano uno all'altro, costituiscono delle macromolecole che vengono dette proteine. Allora, come si legano gli uni agli altri questi amminoacidi? Si legano attraverso questo legame qua, CONH, cioè per eliminazione di una molecola d'acqua si formano queste catene. Questi radicali R indicano genericamente radicali che abbiamo visto prima, no? Possono essere radicali metili o anche più complessi, dipende dal tipo di amminoacido. Comunque, sostanzialmente il legame, che è quello poi che si chiama legame peptidico, viene anche chiamato così, è questo. Allora, l'eliminazione di una molecola d'acqua è la formazione di questo legame qui, CONH, che porta alla formazione di molecole, cosiddette, no? Macromolecole, che contengono migliaia di questi gruppi legati gli uni agli altri. Allora, questi amminoacidi sono, abbiamo detto, costituenti delle proteine che costituiscono gli organismi viventi, quindi li avrete sentita nominare certamente l'emoglobina, l'RNA, il DNA, cioè gli acidi nucleici. Allora, questi sono esempi di polimeri naturali, però la trattazione di questi polimeri esula dallo scopo di questo corso, quindi ci limiteremo a prendere in considerazione invece alcuni polimeri di sintesi che sono di interesse tecnologico, in quanto ci sono applicazioni in tutte le branche della tecnologia. Noi viviamo circondati dai materiali plastici, dalle macromolecole, e ne vediamo qualche esempio e vedremo come si possono ottenere questi polimeri attraverso reazioni di addizione o di condensazione. E faremo qualche esempio. Cominciamo a vedere qualche cosa sulla proprio di fondamentale sui polimeri, e andiamo ad osservare qua. Per polimeri che cosa si intende? Allora, si intendono delle molecole che contengono un numero elevatissimo di monomeri. Allora, i monomeri sono le unità ripetitive che costituiscono i polimeri. E come possono essere questi monomeri? Allora, possono essere o tutti uguali, e così abbiamo dei polimeri che sono costituiti da catene di unità ripetitive esattamente identiche, oppure possono anche essere diversi, e qui è indicato il caso più generale, e quindi essere due o più monomeri diversi che vengono fatti reagire assieme attraverso delle reazioni cosiddette di polimerizzazione, e portano alla formazione di queste catene molto lunghe che vengono chiamati polimeri. In questo caso sono chiamati copolimeri se partiamo da monomeri diversi. Allora, questi materiali polimerici
a che cosa possono servire? Dicevo prima, no, che viviamo circondati dai materiali plastici, e perché se vedete qua sono indicati molto, in modo molto riassuntivo, vari campi di interesse di questi materiali. Allora, con i polimeri si possono produrre le materie plastiche e si possono produrre delle gomme, delle fibre, vernici e adesivi. Quindi vedete tutti i campi sono interessati da questo tipo di materiali. Allora, prima di vedere, come vi dicevo, prendere in considerazione reazioni di addizione o reazioni di condensazione, cominciamo a avere così un'idea di quando sono stati inventati i primi polimeri, sintetizzati e prodotti i primi polimeri. Allora, abbiamo giusto qua, giusto per avere un'idea, ecco, i primi, si ha notizia delle prime sostanze polimeriche dalla civiltà Maya, dove usavano delle palle di gomma per far giocare i bambini, quindi questo risale a moltissimi anni fa, ma a parte questo caso di utilizzo di polimeri, alla fine del secolo scorso e poi all'inizio intorno agli anni 20 si è cominciata la produzione di tutti i materiali plastici che adesso utilizziamo e che avete già sentito senz'altro nominare, così almeno a livello proprio di nome. La celluloide, la bachelite sono stati i primi materiali che sono stati sintetizzati e poi successivamente intorno agli anni 20-30, vi dicevo, si è cominciato a produrre il polistirene, il polivinilcloruro, il nylon, il polietilene e così via, il polipropilene e tutte queste altre sostanze, che poi queste altre macromolecole che poi vi citerò. Ecco, qua in particolare abbiamo un esempio, c'è anche un museo della plastica e dove sono riportati questi oggetti degli anni 20 e 30. Questi sono già oggetti da museo e da collezione, questo è un vecchio microfono. Va bene, cominciamo a vedere, vi dicevo che i polimeri si possono ottenere per condensazione o per addizione e cominciamo a vedere qualche cosa sulla reazione di condensazione. Allora, per reazione di condensazione noi intendiamo che cosa? Intendiamo la formazione di una catena polimerica a partire da monomeri che in questo caso sono diversi l'uno dall'altro e che però sono monomeri bifunzionali. Allora, che cosa si intende per monomeri bifunzionali? Allora, si intendono delle molecole che portano dei gruppi funzionali diversi, abbiamo detto da un monomero all'altro, e che però dovranno essere presenti all'inizio e alla fine della catena per consentire a questo monomero di legarsi ad un altro e così via. Allora, il primo esempio che vi porto è questo. Le reazioni di condensazione, attraverso una reazione di condensazione si può ottenere il nylon, e dopo lo vedremo in dettaglio. Allora, partendo da che cosa? Partendo da una molecola di più molecole, non una sola ovviamente, di esametilendiammina, che è una molecola bifunzionale in quanto contiene due gruppi amminici NH2, uno all'inizio e uno alla fine di una catena di 6 atomi di carbonio. E questo composto qui viene chiamato normalmente con nome d'uso esametilendiammina, ma sarebbe più corretto chiamarlo 1,6-diamminoesano. Allora, se facciamo reagire questo composto che ha caratteristiche basiche con un composto che ha caratteristiche acide, che però è anche lui bifunzionale, e che è l'acido sebacico. L'acido sebacico è di nuovo uno degli acidi a catena lunga di cui vi parlavo prima, che ha due gruppi COOH, uno all'inizio e uno alla fine della catena, e anche questo sarebbe più corretto chiamarlo acido 1,10-decandioico. Allora, decandioico perché ha 10 atomi di carbonio e due gruppi COOH che sono uno all'inizio e uno alla fine della catena. Allora, facendo reagire questi due composti, che cosa si ottiene? Allora, si ottiene
l'eliminazione di acqua, va via una molecola d'acqua e quindi si libera una valenza sull'azoto, una valenza sul carbonio, si forma un legame che è quello che è riportato qua e quindi questa parte, diciamo, della catena della esametilendiammina rimane intatta, questa parte anche centrale della molecola dell'acido sebacico rimane intatta, quello che reagisce sono questi gruppi funzionali che sono all'inizio e alla fine della catena, quindi si libera una molecola d'acqua e si forma questo legame. Allora, siccome questa reazione può avvenire qui, ma avverrà tra questo termine di questa molecola con un'altra e così via, si formerà una catena di migliaia di gruppi, ecco, che viene chiamata nylon 6-10. Perché viene chiamata nylon 6-10? Perché sta ad indicare che la catena di atomi di carbonio compresa tra i due atomi di azoto è di 6 atomi e questa qua invece è di 10. Quindi ci sono alternati 6 atomi di carbonio, poi l'azoto, poi 10 atomi di carbonio e così via. E quindi il nylon viene chiamato in questa maniera qua. Adesso questa reazione si può fare avvenire a temperatura ambiente, dovrebbe avvenire abbastanza facilmente, e allora adesso vi farò vedere l'esempio della produzione del nylon, ovviamente sarà diverso dalla produzione industriale, ma ne vedremo un esempio qua del laboratorio. Partendo però da quali composti? Allora, sempre dall'esametilendiammina, e invece che dall'acido sebacico, dal cloruro di sebacile, e questo solo perché il cloruro è più reattivo. Allora, che differenza c'è tra l'acido sebacico e il cloruro di sebacile? Questo qui è un derivato alogenato, cioè al posto dell'OH c'è il cloro, qui c'è il cloro di qua e di là, ma è esattamente la molecola simile a quella che abbiamo visto prima, solo che è il cloruro dell'acido. Allora, che cosa viene fuori da questa reazione? Viene fuori il nylon che abbiamo visto prima, e solo che si libera dell'acido cloridrico, in questo caso anziché liberarsi dell'acqua, perché va via l'idrogeno di qua, il cloro di qua, e di nuovo si libera una valenza sull'azoto e una sul carbonio e si forma il polimero. Allora, cerchiamo di vedere se riusciamo ad ottenere questo polimero. Allora, io ho preparato qua la soluzione in solvente clorurato del cloruro di sebacile, nel senso che in acqua non si scioglierebbe, quindi lo sciogliamo in un solvente, diciamo, non polare. Questa reazione, allora adesso io cerco di stratificare uno sull'altro questi due composti portati in soluzione, e il nylon si dovrebbe formare all'interfaccia tra questi due strati. Allora, questa è la soluzione acquosa di esametilendiammina. L'esametilendiammina si scioglie in acqua, perché non ha una catena di atomi di carbonio troppo lunga e ha gli atomi di azoto che conferiscono delle caratteristiche polari, quindi si scioglie in acqua. Per evidenziare meglio i due strati, mettiamo un po' di fenolftaleina soluzione qua. Ecco, la fenolftaleina è un colorante che in soluzione basica conferisce un colore rosso. Questo lo possiamo togliere perché non ci serve più. Allora, quindi questo è il colore tipico della fenolftaleina in ambiente basico. Del resto vi dicevo prima che l'esametilendiammina è una base debole, quindi questo è comportamento basico. Che cosa abbiamo ancora qua? Allora, per riuscire a recuperare quello che si forma, lo strato di nylon, introduco questa bacchetta e vediamo poi se riusciamo a tirare sullo strato di polimero che si dovrebbe formare all'interfaccia. Allora, proviamo a stratificare, del resto hanno densità diversa, quindi si riesce a stratificare la soluzione di esametilendiammina sulla soluzione di cloruro di sebacile.
E adesso vediamo all'interfaccia si dovrebbe formare lo strato di polimero. Allora, vediamo un po', il nylon, come tutti quanti diciamo i polimeri, è la maggior parte dei polimeri è bianco. Quindi, ecco, vedete, adesso è colorato leggermente dalla fenolftaleina, però, ecco, adesso più qua, tiriamo su, questo è il nylon che si sta formando all'interfaccia. Ecco, poi se lo mettiamo in acqua e lo laviamo, adesso qua possiamo andare avanti, cioè fin tanto che ci sono i due composti, no? L'uno e l'altro, qui si riesce a recuperare, si continua a recuperare il polimero. Ecco, vedete che il polimero poi risulta biancastro perché, come dicevo, a meno che uno non carichi dei materiali plastici con delle cariche organiche o inorganiche, in genere quello che si forma è adesso qui, se non lo spezzo, continua ad andare avanti. Se noi mettiamo dell'acqua, comunque vedremo che il colorante si allontana e il polimero che viene fuori è esattamente, è bianco. Ecco, questo è il nylon. Ecco, ovviamente, vi dicevo, la produzione industriale sarà diversa, e questo l'avevo prodotto in precedenza ed era già stato lavato, e questo è tipico aspetto del nylon. Ecco, questo polimero poi ha una resistenza alla trazione molto notevole, quindi si fanno per esempio delle fibre, delle corde, si producono in nylon, oltre che oggetti di abbigliamento, ingranaggi anche, si producono diverse cose con il nylon. Trovate anche indicato il nylon come nylon 6,6 e nylon 6,10, dipende dal tipo di acido che viene messo a reagire. Va bene, questo è un tipo di polimero che si ottiene per condensazione. Ce ne sono anche degli altri di uso comune che avrete sentito magari nominare, e ne vediamo ancora uno, che è il polietilene tereftalato. È quello che viene indicato come simbolo PET, dopo lo vedremo meglio. Allora, questo polietilene tereftalato si ottiene facendo reagire che cosa? Facendo reagire il glicolo etilenico, di cui vi avevo parlato già nella lezione scorsa, con l'acido tereftalico. Allora, il glicolo etilenico, di nuovo, è una molecola polifunzionale, no? Nel senso che ha due gruppi OH, uno all'inizio e uno alla fine della catena, è solo di due atomi di carbonio, comunque, insomma, ci sono due gruppi OH. L'acido tereftalico è, allora, qui ha un radicale fenile nel centro della molecola e poi ci sono due gruppi COOH. Allora, che cos'è che reagisce? Allora, di nuovo, va via una molecola d'acqua, perché va via un OH e un idrogeno, e si forma un legame tra questo carbonio e quello che ha, diciamo, la valenza libera, e questo ossigeno che ha la valenza libera, e in pratica questa è una reazione di esterificazione. Se vi ricordate, vi avevo fatto l'esempio prima, mettendo a reagire un alcol con un acido, si forma un estere e si libera dell'acqua. Allora, qui accade esattamente la stessa cosa, va via una molecola d'acqua e si forma questo gruppo che è tipico dell'estere. Allora, però, siccome vi dicevo che queste molecole reagiscono sia da questa parte che da questa, si riesce a formare una catena polimerica. Allora, la catena polimerica che si forma è questa, che viene chiamata polietilene tereftalato, proprio perché anche se il polimero cambia di struttura, no, rispetto ai materiali di partenza, e però viene mantenuta
nel nome del polimero il nome del materiale da cui si è partiti. Allora, per cui noi partiamo dall'acido tereftalico e dal glicoletilenico e questo lo chiamiamo polietilen tereftalato, oppure quello che viene anche indicato normalmente PET, e con il polietilen tereftalato si producono bottiglie, le bottiglie che trovate, che sono di uso comunissimo, hanno soppiantato praticamente le bottiglie in vetro, e sono prodotte in polietilen tereftalato. Venivano prodotte in tempi precedenti in polivinilcloruro, in PVC, poi vedremo successivamente come è fatto il PVC, ma adesso si producono invece con il polietilen tereftalato, perché è più stabile e non rimane del monomero residuo tossico dentro. Perché che cosa può succedere nelle reazioni di polimerizzazione? È vero che i monomeri reagiscono e si legano tutti quanti, però non è detto che tutti i monomeri che noi mettiamo diano effettivamente origine al polimero. Qualcuno può rimanere intrappolato nella catena polimerica senza avere reagito, e allora per esempio può essere poi rilasciato nel tempo, e in particolare con il PVC si possono avere dei problemi di rilascio del monomero. Quindi tutte quante le bottiglie che contengono delle bevande adesso vengono prodotte in polietilen tereftalato. Diciamo ancora questa cosa: quali polimeri di condensazione abbiamo? Allora, non abbiamo solamente quelli che vi ho citato adesso, i poliesteri come il polietilen tereftalato o il nylon, ma abbiamo anche, che è una poliammide, ma abbiamo anche i policarbonati. Allora, riassumiamo brevemente. Le poliammidi hanno questo gruppo che lega, allora, dei blocchi che possono essere di lunghezza diversa, possono essere di vari tipi. Comunque, se in un polimero c'è questo gruppo qua, COOH, che poi lega delle parti, come vi ho detto, che possono essere varie, allora il polimero sarà un polimero di condensazione e cadrà nella categoria delle poliammidi. Se abbiamo invece delle parti che sono legate attraverso questo gruppo COO, allora avremo dei poliesteri, e poi possiamo ancora avere dei policarbonati se abbiamo dei gruppi COO legati ancora qua con un ponte di ossigeno da una parte e un ponte di ossigeno dall'altra, e di nuovo qui la catena poi potrà essere più o meno lunga e potrà essere diversa. Allora, con delle altre due categorie vi ho già fatto degli esempi, cioè il nylon appartiene alle poliammidi e il polietilente reftalato appartiene ai poliesteri. I policarbonati invece sono caratterizzati da questo gruppo COO e con due ponti di ossigeno, e con il policarbonato si producono per esempio i fari delle auto, perché sono trasparenti, e molti oggetti che devono avere questa caratteristica. Quindi per esempio anche questi occhiali di protettivi vengono prodotti in policarbonato. Bene, nella prossima lezione vedremo le reazioni di addizione invece, che consentono di ottenere un notevolissimo numero di altri polimeri di uso comune.